Tutti belli e brutti, benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video, un video in collaborazione col gruppo Mie di Mary del canale Makeup per Passione, Passion YouTubers. Come tutti i mesi facciamo sempre il video dei bio preferiti barra preferiti del mese, ovviamente sono i preferiti del mese di agosto. Io giù nell'info box vi lascio il link di tutte le ragazze che partecipano a questa collaborazione e ovviamente andate a vedere anche i loro video. Mando un grosso bacio a Mary che mi sopporta sempre. Dovete sapere che ogni tanto io ho delle idee, però dovete sapere che queste idee mi vengono sempre alle 11 di sera, non si sa come mai. Allora io contatto Mary e gli faccio: Mary, mi è venuta l'idea, e lei: eccola, che altra idea ti è palunata in questo cervello? Teme, teme delle mie idee. Adesso dovete sapere che ieri mi è venuta un'idea in particolare, solo che lei non è molto molto ancora convinta, ma la convincerò e presto vedrete questo video che mi è balunato nel cervello. Mary, sappilo, ti convincerò tesoro. Un bacio. Allora, iniziamo subito con i preferiti. Ho delle luci nuove, per questo devo ringraziare Fortuna. Vi lascio giù nell'info box anche il canale di Fortuna, anche se c'è già perché collabora con noi, ma mi ha aiutato insomma a prendere queste luci tramite Amazon, eccetera, eccetera. Non vi sto qui a dire tutto. Spero che mi vedete bene e meglio. Io non lo so, sembra che vedo più buio. Ero abituata ai faretti sparati in faccia, insomma, vedremo poi come si vedranno queste luci, come sistemarle e tutto quanto. Iniziamo! Ho perso 2 minuti di tempo. Allora, uno dei miei bio preferiti del mese di agosto è l'acqua termale di Uriage. Ragazze, io ne ho usate di acque termali, voi lo sapete, vi ho fatto anche un video specifico sulle acque termali, ma non avevo ancora mai utilizzato l'acqua termale di Uriage. È la mia preferita in assoluto, è diventata una delle mie acque termali preferite. Perché è diventata una delle mie acque termali preferite? È da 150 ml, costa più o meno intorno ai 7-8 euro, si trova o in farmacia o in parafarmacia. È una delle mie acque termali preferite perché trovo che sia una delle acque termali più idratanti e che mi lasciano la pelle più morbida di tutte quelle che ho utilizzato finora. Ho comprato anche quella di Vichy, ma quella di Vichy non l'ho utilizzata, ce l'ho chiusa perché ne avevo altre aperte che sto smaltendo. Questa me la sono portata in vacanza, quindi per 15 giorni ho utilizzato sempre e solo questa di Uriage. L'ho messa anche in frigo. Quando la spruzzi, senti proprio sul viso una sensazione di morbidezza. Io la andavo a spruzzare sia sul viso che sul corpo e mi dava, oltre ad una sensazione di idratazione, quindi che andava ad idratarmi la pelle, proprio la pelle morbida. Quindi veramente, se dovete comprare un'acqua termale e non sapete quale comprare, assolutamente provate questa di Uriage. Poi un altro mio preferito è il balsamo arancio e limone di Alchemilla. Anche questo me lo sono portato in vacanza. È un tubettone da 250 ml, poiché l'ho utilizzato sempre e solo, alternandolo poche volte, ho utilizzato sempre questo, l'ho consumato tantissimo, l'ho utilizzato tantissimo, mi piace tanto, mi lascia i capelli. Questo è specifico per capelli secchi, delicati e trattati con aminoacidi della soia e del grano, e contiene poi ovviamente anche arancio e limone. Morbida crema districante agli agrumi, arricchita con proteine della soia e del grano. Danno vigore insomma ai capelli, eccetera eccetera. Io mi sono trovata benissimo, fa un profumo di agrumi stupendo. Se vi piace insomma il profumo di arancia e limone, questa è pazzesca. Ma poi mi lascia proprio i capelli morbidi, e la cosa importante che mi lascia i capelli morbidi ma non me li lascia appesantiti, quindi l'ho adorata. E un'altra cosa che ho adorato, che praticamente devo già ricomprare perché la sto utilizzando da un po' e l'utilizzo ogni qualvolta mi faccio lo shampoo, anche se io utilizzo il balsamo, faccio lo
lo shampoo e utilizzo il balsamo. Dopo, comunque, vado ad utilizzare il balsamo senza risciacquo di Biofficina Toscana. Anche questo me lo sono portato al mare. Questo ragazzi fa un profumo paradisiaco, ma veramente un profumo paradisiaco. Io lo spruzzo, dopo che mi sono tamponata i capelli, vado a spruzzarlo. Faccio lo shampoo, tampono i capelli con un asciugamano e poi vado a spruzzare questo. Mi lascia i capelli morbidi, ma la cosa fondamentale, importante, è che non me li appesantisce. Quindi veramente uno dei miei super preferiti, una delle mie scoperte, penso, del periodo e ne sono entusiasta. Non, di solito i balsami senza risciacquo ho paura che magari possono appesantirmi i capelli oppure rendere ingrassarmeli dopo pochi giorni, vi assicuro che questo no. Oltre a lasciarveli morbidi, districati, più luminosi, non li appesantisce e ve li lascia super 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 profumati. Quindi è un super promosso e non posso che non metterlo nei miei preferiti dell'ultimo proprio periodo, perché sono da quando l'ho comprato, cioè circa un mese e mezzo barra 2 mesi che utilizzo solo ed esclusivamente questo. Prima utilizzavo la crema alla Fito, o la Fito 7 o la Fito 9, l'ho accantonata e sto utilizzando solo questo praticamente. Un altro mio preferito è il Deomilla deodorante roll fiori di primavera di Alchemilla. Io adoro questo deodorante. Ci sono stati un po' dei chiacchiericci perché praticamente questo deodorante contiene alcol. A me sinceramente non dà fastidio, è uno dei deodoranti bio più performante in assoluto che io abbia utilizzato. Io utilizzo quelli che mi piacciono di più in assoluto sono questo di Alchemilla e quelli di Dottor Organic, ma trovo che questi di Alchemilla siano un pelino ancora più performanti rispetto a quelli di Dottor Organic, anche se, vi ripeto, sulla bilancia stiamo lì, ma in quest'ultimo periodo ho utilizzato sempre e solo il Deomilla di Alchemilla. Mi piace un sacco, io ce l'ho in questa profumazione fiorata che mi dà proprio un profumo di fiori. Ho sentito dire, no, quando lo apri e lo annusi, senti l'odore dell'alcol. Dove? Io questo odore d'alcol, forse ho un naso attappato, non lo so, ma non la sento. Io sento semplicemente una profumazione fiorita. È molto performante, mi piace moltissimo, è da 75 ml, costa, se non mi sbaglio, intorno ai 4-5 euro e ve lo consiglio, veramente ve lo consiglio, è ottimo. Voglio prenderlo anche nell'altra profumazione, quella al talco. Fanno sia questo roll che quello a spray. Io ho preferito per l'estate prendere questo roll e, come vi dicevo, voglio provare anche quella al talco. Poi, un altro mio preferito di questo mese è il latte Doposole di Alchemilla. È un latte Doposole al cocco e monoi che ho adorato. A parte che ha un profumo di cocco e monoi stupendo, ma veramente stupendo, proprio per l'estate l'ho utilizzato ogni qualvolta venivo dal mare, ne basta poco. Si assorbe, ma non ne dovete mettere tantissimo, perché se ne andate a mettere tantissimo, ci state poi 2 ore a stenderlo. Se ne mettete poco, invece, si va a stendere abbastanza velocemente ed è molto nutriente, non fa scia bianca come potete vedere. Lo applichiamo anche di qua perché sennò quest'altro mio braccio si sente solo. E fa veramente questo profumo di monoi che è pazzesco. Lo trovo veramente molto molto idratante. Anche se magari non siete andati al mare, ma volete usarlo anche come semplice crema idratante perché vi piace l'odore di monoi, a me insomma veramente mi è piaciuto tantissimo. Ha una PAO di 12 mesi e costa più o meno, se non sbaglio, intorno ai 10 euro e mi piace veramente, insomma ve lo super consiglio. Poi, un altro mio preferito di questo periodo sono di questo mese, sono questi orecchini di Tiffany a fiocchetto che ho comprato, che in questi giorni sto mettendo sempre. Metto sempre solo questi fiocchetti praticamente. Mi piacciono un sacco e sono di Tiffany.
E niente, insomma, quindi sono uno dei miei preferiti degli ultimi giorni, manco dell'ultimo mese, degli ultimi giorni. Un altro mio preferito è questa cover. Questa è una cover personalizzata. Io giù nell'info box vi lascio il link, del sito, la mia cover personalizzata, e vi lascio anche un codice sconto. Così se voi ne volete approfittare, avete anche questo sconto, se non mi sbaglio, del 10 o del 20%, ora non ricordo, ve lo lascio giù nell'info box. È un sito che mi piace tanto, vi fa personalizzare come volete le vostre cover, ce l'ha per tutti i tipi di cellulari. Io l'ho personalizzato con Oana perché, come sapete, ho anche un tatuaggio con la scritta Oana, e quindi ho voluto farci anche la cover che mi piace tanto. Ho scelto io la foto e poi ci ho applicato anche la scritta. Potete sia applicare due foto, per esempio come me, io ho applicato questa sotto e questa sopra con la scritta, il fiorellino e l'uccellino, ma potete anche scrivere voi quello che volete. Sono veloci, sono molto disponibili, veramente, insomma, come sito mi piace. E questo, insomma, era uno degli ultimi miei preferiti, del mese di agosto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come vi dicevo prima, giù nell'info box vi lascio il link di tutte le ragazze, così andate a vedere anche i loro video. Se avete domande, se avete richieste, se volete chiedermi qualcosa, se volete che vi faccia qualche video in particolare, insomma, non esitate a chiederlo. Spolliciate in su se il video vi è piaciuto. Condividete sempre i miei video come se non ci fosse un domani. Sono un canale piccolo e devo crescere. Mando un bacio a tutte, tutte, tutte. Mando un bacio anche a tutte voi che guardate sempre i miei video. Vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Ciao!